Clodia Week Events. Eventi, teatri, cinema, concerti, mostre. Tutto ciò che fa spettacolo. Ma solo a Chioggia e su Radio Clodia. Clodia Week Events con Alessandro Pavanati. Radio Clodia, l'appuntamento con Clodia Week Events in onda in questo martedì di fine maggio. Si è da pochi minuti conclusa anche a Chioggia quella che è stata la conferenza stampa di presentazione dell'evento Sale, Sole e Mare, un appuntamento che vedrà, insomma, tra le altre cose, in un certo senso protagonista anche Radio Clodia, visto che trasmetteremo l'evento in diretta, ma di questo, insomma, ne parleremo meglio. Lo facciamo, ne parliamo meglio con l'assessore agli eventi del comune di Chioggia, eventi anche marketing territoriale, Serena De Perini. Assessore, buongiorno, ben ritrovata su Radio Clodia. Buongiorno Alessandro e ciao a tutti gli amici di Radio Clodia. Io so che, insomma, si sta preparando, si sta lavorando ad un'estate ricca di eventi, di appuntamenti. Si è iniziato nel confermare un po' quelli che sono i classici per quanto riguarda l'estate a Chioggia. Assolutamente sì, sarà un'estate ricca sia a Chioggia e che a Sottomarina. E quindi inizieremo per bene appunto con l'evento Sale, Sole e Mare il 4 giugno alle ore 21 nel centro proprio di Sottomarina. Tra le altre cose, insomma, centro anche pedonalizzato, per cui tanti eventi, tanti appuntamenti. Quando si parla di eventi in città, però, ce ne sono due che soprattutto negli ultimi anni sono stati un po' nel cuore dei chioggiotti. Stiamo parlando della Sagra del Pesce e la Marcigliana, che quest'anno finalmente ritornano. Assolutamente, c'è voglia di ripresa con cautela e ovviamente osservando tutte le prescrizioni che ci vengono date, però c'è voglia di ripresa, la gente ha voglia di scendere in piazza, di far festa e di riprendere appunto le nostre tradizioni. Questo sicuramente. Si inizierà con un taglio del nastro virtuale, in un certo senso, mi pare di capire, per quanto riguarda l'estate 2022 a Sottomarina, proprio sabato questo, a partire dalle ore 21 nel centro di Sottomarina, centro pedonalizzato. Che evento dobbiamo aspettarci? Che cosa accadrà? Allora, sarà sicuramente un evento scoppiettante. Protagoniste assolute saranno le arti visive dello spettacolo, quindi sarà musica, sarà arte, sarà danza e sarà assoluto spettacolo. I protagonisti dell'evento saranno i nostri tre punti cardine, il sale, il sole e il mare, che diciamocelo sono il nostro miglior biglietto da visita. Assolutamente, tra altre cose poi tanti ospiti, perché ci sarà Vanessa Gray, il coreografo, Etienne Jean-Marie da Rai 2, Patrizia Nair, il nostro Steven Benetto e poi addirittura anche la pittrice Nella Talamini. Insomma, non mancherà nemmeno la cultura, mi pare di capire. Non mancherà la cultura, ma non mancherà neanche l'offerta enogastronomica che ci contraddistingue, io oserei dire proprio nel mondo. Quindi avremo i nostri prodotti tipici, dall'ostrica, i vongolari, i fasolari, la cozza mitilla, insomma, per tutti i gusti direi. Assolutamente, quindi davvero un'occasione in più per andare in centro a Sottomarina sabato, lo ricordiamo, sabato 4 giugno, per dare tutti insieme il via a quest'estate 2022 con Sale, Sole e Mare, questo grande evento, un'iniziativa organizzata da I Love Chioggia e dal Comune di Chioggia. Assessore, Prego. Vorrei fermamente ringraziare tutti i commercianti che ci hanno aiutato nell'evento. Questa sinergia tra il comune e tutte le associazioni di categoria, i commercianti, i privati, diciamocelo, è una cosa straordinaria, è una sinergia che dà proprio il senso dell'accoglienza e del turismo che noi vogliamo trasmettere a chi viene nella nostra Chioggia, ma che anche nella nostra Chioggia ci vive. Quindi una condivisione di idee e soprattutto di orizzonti. Assolutamente, insomma, un bel messaggio che vuole mandare non solo quindi l'amministrazione comunale, ma la città nella sua pienezza, nella sua totalità. Quindi ancora una volta rinnoviamo l'invito. Sabato noi come Radio Clodia, insomma, nel corso di questa settimana avremo anche modo di andare a presentare via via meglio sia l'evento che anche proprio chi renderà vivo questo appuntamento. Lo faremo con tante interviste che abbiamo in programma, così come so che sono tanti gli eventi ai quali sta lavorando per l'estate 2022. Possiamo avere qualche anticipazione o ancora presto? Allora, qualche anticipazione ve la posso dare. Ci sarà il 2 giugno un importante concerto proprio nel centro storico, quindi nella location stupenda di Piazza Duomo, dove un'orchestra di 55 elementi renderà un meraviglioso omaggio al grandissimo maestro Ennio Morricone. Festeggeremo così insieme alla cittadinanza la festa della Repubblica. Appunto, lei ha citato prima la Marcigliana, la Sagra del Pesce, ma non solo. Quest'estate vedremo dei festival musicali.
la musica sarà protagonista, e sarà protagonista la festa, appunto la voglia di ritornare a stare insieme nelle serate estive. Ci saranno ovviamente le consuete pedonalizzazioni e tantissimi altri eventi. Assessore, noi la ringraziamo davvero, ci risentiremo magari naturalmente sabato, l'aspettiamo per qualche battuta in diretta su Radio Clodio, e poi via via man mano nel corso delle settimane per presentare anche quelli che saranno gli eventi che renderanno ancora di più viva la nostra città. Per il momento grazie e a sabato. Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Radio Clodio. Grazie mille, alla prossima. Clodio Week Events con Alessandro Pavanati.